451 spettatori al Martelli. Anche Giuseppe Brucato, ex tecnico biancorosso, in tribuna per Mantova Bassano. Dirige Tardino di Milano su un terreno ai limiti della decenza. Dal primo minuto in campo Colonetti e De Respinis. Ed è proprio De Respinis al debutto con la maglia del Mantova a prendere palla e a percorrere 50 metri palla al piede. Bertoli ferma la sua progressione all'ingresso dell'area di rigore. Calcio di punizione. Il sinistro di Bersi sorprende Ambrosio sul suo palo. 1-0 per i biancorossi al quarto minuto. 23esimo, altro affondo questa volta di Franchi e il portiere in uscita è costretto a stendere il fantasista. Rigore netto. Sul dischetto si porta ancora Bersi che firma la sua prima doppietta tra i professionisti. Accade poco altro nel primo tempo. C'è un gol annullato al Bassano. Forse è stato lo stesso Farina col braccio a deviare nella propria porta ma su spinta di Gasparello. E al 38esimo questa conclusione di Correa che non fa paura a Festa. Comincia la ripresa e al quarto il Mantova deve fare a meno di Franchi messo giù in malo modo dal capitano Vicentino Basso. Uscita in barella per Franchi ma l'infortunio è forse meno grave del previsto. Si parla di stiramento e flessori della coscia destra. Entra Pietri Biasi e il Condor al nono dimostra di non essere ancora guarito dal mal di gol. Forse un rimbalzo fasullo, fatto sta che la palla termina in tribuna. Il Mantova, oltre a non chiudere la partita, perde anche De Respinis. Entra Corso, Frutti non rinuncia al 3-5-2 e manda Colonetti a fare la punta. Il Bassano attacca pieno organico, trova coraggio e al 29esimo trova anche il gol con Mateos. Bravo a deviare di testa un cross di Correa. Nel finale Maestrello sfiora il pareggio. Il bunker del Mantova funziona e arrivano 3 punti fondamentali. È la prima vittoria al Martelli.